telecamere sono andate in una zona di Torino, esattamente in Corso Cincinnato, via Sansovino e strada Altessano, per documentare una particolare situazione di degrado, impianti sportivi mai terminati per i cantieri aperti nel 2006. Sporcizio è un quartiere che chiede attenzione per una zona che è di periferia ma che non vuole essere dimenticata dalle istituzioni. Gabriella Ferrero. Oggi siamo in una zona periferica della città di Torino, siamo esattamente in strada Altessano, zona via Sansovino e in zona Corso Cincinnato, una zona che effettivamente presenta un po' di difficoltà, un po' di degrado e soprattutto uno stato di abbandono da parte delle istituzioni, anche perché alle mie spalle potete vedere nel 2006 avevano iniziato a costruire un impianto sportivo, esattamente l'impianto sportivo di strada Altessano 45, che però da quando è cominciato non è mai stato ultimato, anzi addirittura è stato abbandonato. Sono in compagnia di Claudio Zitoli, referente delle circoscrizioni, e di altri due dei residenti della zona, esattamente il signor Rocco e il signor Giacomo. Siamo qui per cercare di capire un po' come qual è lo stato, forse di, possiamo definirlo, di abbandono di questa zona? Siamo qui a denunciare pubblicamente un caso di spreco dell'amministrazione comunale. Le finalità della costruzione di un impianto sportivo come questo possono essere, come tutti immaginano, nobili. In una zona periferica si tratta di riqualificare, grazie a un impianto sportivo, tutta una serie di servizi a disposizione dei più giovani, ma anche degli anziani, delle famiglie che vengono a vedere i propri figli nelle attività sportive che svolgono. Peccato che dal 2006 sia stato dato in concessione della circoscrizione e sia stato alla fine abbandonato. Il progetto non è mai partito, la costruzione è quasi ultimata, mancheranno forse alcuni allacciamenti. Anche perché, diciamo, questa costruzione che cosa ha già di realizzato? Intanto sono 2750 metri quadri di terreno, di area se non sbaglio. Esatto, in totale siamo sui 2750 metri quadri, comprendenti palestre, spogliatoi, servizi, depositi vari, sala bar, sala riunioni, più tutto un'area esterna adibita ad altri campi, tra cui un'area, come vediamo qui, per il mini basket. Dal 2006 questa zona è stata fondamentalmente abbandonata, o se non vogliamo essere così catastrofici, quantomeno ci si è dimenticati un po' di questo investimento importante. Non sappiamo però di quanto è stato l'investimento, perché sui cartelli non viene indicato. I cartelli non ci sono più. Su internet la struttura risulta quasi oscurata. Ho fatto una ricerca ma non riusciamo a raggiungere la documentazione che attesti l'importo speso dal comune per la costruzione. Arriveremo a scoprirlo e credo che la cifra sia ingente e strida con quello che è la situazione attuale di questo impianto, di totale abbandono, anche se i costi ci sono, perché dall'altra parte c'è una macchina con all'interno un vigilante pagato dal comune, quindi ecco, le spese ci sono. Ecco, signor Rocco, lei che è della zona e che ha modo di verificare ogni giorno come funziona la vita del quartiere, all'interno di questa struttura c'è proprio un sorvegliante, un vigilante, ovviamente pagato dalle istituzioni, dal comune, che sorveglia il centro sportivo abbandonato 24 ore su 24. Sì, questo sono anni che abbiamo questo problema e vogliamo anche sapere se si dovrebbe terminare questo lavoro o deve essere degradato, abbandonato. Corso Cincinnato, tante panchine che sono state tolte dal giardino per essere riverniciate 5 anni fa e non sono mai più ritornate nel giardino dove erano. Sono state tolte circa 5 anni fa, ma non per riverniciare, per farle nuove dall'architetto Capitani. Però loro in 5 anni, una volta sono messi, diciamo, a verniciare, una volta le stanno facendo, tanto sono passate più di 5 anni, ancora le panchine non le vediamo, come non abbiamo visto la fontana che dovevano mettere, hanno messo tutte palette di ferro colorate. In questo quadrilatero, compreso fra i corsi Cincinnato, Grosseto, strada Altessano, siamo partiti dal caso più lampante di spreco dell'amministrazione pubblica, ma percorrendolo questo quadrilatero vedremo altri casi di degrado e di
efficienza dell'amministrazione sia a livello locale di circoscrizione che a livello comunale.